E bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo su Hard Space Shipbreaker, uscito ieri con il PlayStation Plus Extra. Quindi oggi andiamo a provarlo insieme. E se vi piacerà e se piacerà anche a me, fatemelo sapere, che magari potremmo anche pensare di farci una serie, una miniserie, non so, vedremo. Comunque è un gioco ovviamente ambientato nello spazio, con queste navicelle spaziali, e basato interamente, dovrebbe essere basato interamente sulla fisica, quindi sono veramente curioso di scoprire che gioco sia. E abbiamo subito in questa schermata principale ben quattro modalità, cioè turno aperto, standard, limitata e non rinascita, che ovviamente vanno a modificare l'esperienza di gioco. Oggi andiamo a giocarcela in modalità standard con vite illimitate, ma i turni sono a tempo e il tempo, si sa, e denaro. Voi ragazzi però, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Partiamo, vediamo di cosa si tratta. L'umanità ha industrializzato buona parte del sistema solare. La Terra è diventata in un luogo di squallore e degrado. In orbita una nuova razza di lavoratori è emersa, lo smantellatore di navi. Il lavoro è estremamente pericoloso, ma per pochi eletti l'indennità di rischio vale la pena. Ma mazza, oh, traduzione pessima comunque. La traduzione è bruttissima dall'inglese all'italiano, ma va bene. Allora, ci chiedono di inserire il nostro nome qui sotto e ovviamente andremo con Salvatore Smantella, conosciuto dagli amici come Smantellatore. Questa è l'originalità dei nomi che ho in mente. Che carino è l'inizio però, eh? Con la bambina che guarda verso l'orizzonte. Al cantiere ogni giorno si deve recare per il suo stipendio guadagnare. Questa è una bella musichetta, eh? Prego il cielo e gli astri suoi che presto papà torni da noi. Se invece un giorno dovesse morire, benedici l'incisore che lo dovrà sostituire. Video observation complete. To finalize onboarding, your genetic sequence will now be extracted for use with the Lynx Everwork Asset Replacement Program. Don't worry, pain levels during extraction are largely tolerable. Please note, as outlined in section 31 of your employment agreement, the process of genetic extraction will destroy your original body. Beginning extraction. Ah, bene. Il nostro corpo verrà distrutto. Veramente in tranquillità, eh? Faccino come se fosse il vostro corpo, faccino. Extraction analysis and backup complete. Thank you. Beginning spare. Questa? Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sostituzione risorsa Everwork completata. Sequenza genetica salvata. Con congratulazioni, ora puoi morire in sicurezza. Gli smantellatori di navi sono responsabili del costo del biomateriale usato nei processi Everwork. Una commissione aggiuntiva sarà applicata alle morti che si verificano al di fuori dell'orario di lavoro. Quindi facciamo attenzione. Ora puoi procedere con l'addestramento e recupero. Buona fortuna. Resoconto spese di carico. Ah, la miseria. Ma mi sembrano un pochino troppi questi costi, no? Saldo del conto, meno... Ah beh, pochi, dai, 1.200.000.000 e così via. Va bene, teniamo... Il debito è indice di preparazione, va bene, va bene. Tieni premuto il pollice sullo scanner e andiamo avanti.
let's get you flying. Activating your thruster controls now. Try moving around. Now vertical control. Mm-hmm. Looks good. Now, to finalize these movement checks, I need you to fly to these waypoints. Used to be a cutter myself, you know. Till there were some complications with my last revive. Those are early days in the tech, though, so never you mind about that. Oh, almost forgot the most important thing. Brakes. Get yourself going at a decent clip, and then test them out, why don't you? All right. Looks like the bay here was left in a bit of a mess. We're gonna clean this crap up. I'm gonna activate the furnaces. Now. Dang thing. Would you just... There you go. So these furnaces are used to melt down soft metals. Should go without saying, these things are hot as all get out. So, try not to drift into them by accident. Okay, let's get a handle on your grapple tool. This fella here is a shipbreaker's bread and butter. This is how we move salvage around. Activate the beam and hold it to grab an object and move it around if it's not too heavy. Give it a go. Move one of these pieces into either furnace. So, when you're holding an object with the grapple, you can retract the beam. This will pull a light object to you. If it's heavier than you, it'll pull you towards it. Nice job cleaning up that soft metal scrap cutter. Huh. Let's move on to the bigger nanocarbon chunks now, shall we? You may have already noticed that these are too heavy to move with your grapple. I'm enabling your scanner so we can check out their structural makeup. Go ahead and boot it up. This mode of your scanner lets you assess an object's structure. What I want you to focus on right now are these cut points. All right. Controls give me the go-ahead to get you cutting. You got quick access to all your tools through your HUD. Just open up your tool selector and choose the cutting tool. Your cutting tool has two modes. The first one is the stinger. Now it's designed for precision vaporization of cut points like this. You ready to perform some zero-G surgery, Cutter? Well, let's split this scrap so it's light enough to move. That's how you do it. Okay, let me boot up the processor so you can salvage these. Do me a favor, look on over at one of them there. Yeah, so I can see if they activate right. Yeah, perfect. Wish me luck, your cutter. Me and technology ain't always the best of friends. Hey, all right, we're in business. Now swap over to your grapple and toss one of those pieces you separated right in there. Getting this bay in shape.
Allora ragazzi, vi ho lasciato questa parte di tutorial senza il mio commento, perché volevo capire per bene che cosa stavamo facendo. E mi sembra che sia un bel giochino, eh? Cioè la fisica è fatta anche abbastanza bene. Secondo me possiamo anche prendercelo e metterlo lì nel deposito, dai. Finiamo tutto quanto. Cioè, facciamo le cose per bene, no? Ci hanno detto di mettere questi qui nell'inceneritore, questi nel deposito. Vai, vai. E completiamo tutta la linea. Mi piace la fisica. Ha un bel movimento, anche i comandi sono ben fatti, cioè si sente che all'inizio va piano piano, piano piano, poi appena inizi a prendere velocità diventa quasi incontrollabile, come credo, almeno io non sono mai stato nello spazio, però credo che sia così. Appena prendi un pochino più di velocità, ovviamente i movimenti di frenata e di ricalibratura dovrebbero essere un pochino più difficili, però per fortuna ci stanno anche i freni. Ah, ci si sposta così, non è che ci si muove veramente. Tu dici dove vuoi andare e lui si sposta così. Poster. Che bello. Ah, cambiano anche. Ah, posso decidere io quale mettere. No, vabbè, ma è bella sta cosa. Si può. C'è un minimo anche di personalizzazione. Bellissimo, bellissimo. Allora, riceviamo chiamata. This is officially called a ready-made long-term employee habitation something or other. Around here, we just call it your hab. Now, how's about you get yourself some rest? We'll pick up your training in the morning. Sleep tight there, Cutter. Allora, ci fanno scegliere una nave su cui lavorare, eh? Scegliamo la prima, anche perché mi sembrano tutte abbastanza uguali. Ah no, forse il valore cambia. Però che cosa... Vabbè, scegliamo quella che vale di più. Tanto il livello di rischio è sempre a zero. E mi sembravano comunque tutte uguali, solo il colore. Qui è dove inizia la nostra avventura realmente. E dobbiamo cercare di ottenere la certificazione di terzo grado. Ok, è tutta tua, incisore. Il tuo obiettivo è raggiungere... Ok. Nanocarbonio, un processore. E l'altro nella... Va bene. Del maiale non si butta via nulla. Assolutamente. Allora, qui inizia veramente la nostra storia. Da smantellatori. Quindi, nanocarbonio, processore. Tutto il resto va nella fornace. Allora, prendiamo l'incisore intanto. Cambiamo la modalità. A meno che non ci sia qualche punto in cui possiamo già tagliare. Forse no. Andiamo da sopra. No, ancora no, ancora no. Benissimo. Allora, dobbiamo vedercela noi in questo momento. Thank you.
Allora, siamo dentro, ragazzi, credo di aver capito finalmente come bisogna fare, e almeno per come sto procedendo io, che potrebbe non essere effettivamente il modo giusto, ma non mi sembra ci siano altri modi, sto scollegando tutte le giunture e infatti piano piano tutta sta nave si sta smantellando. Certo, è un processo anche abbastanza lungo, ma ovviamente non mi aspettavo un qualcosa di rapido, sembra più un, non so, quei giochi tipo simulator e qualcosa, dove effettivamente tu devi andare a fare tutto il lavoro, devi andare a costruire, devi andare a smantellare, e quello richiede tempo, e qua ce ne vuole tanto di tempo, ce ne vuole tanto di tempo. Ed è una cosa bella, se vi piacciono questi giochi così, io ve lo consiglio, io vi consiglio di giocarvelo, perché a me piacciono un sacco. Poi ovviamente dipende anche dal vostro tipo di gioco, cioè se vi piacciono questi giochi così, credo che questo qui lo amerete alla follia, altrimenti se non vi piacciono credo che sia da evitare come la peste. Però come mi piace dire sempre, è meglio sperimentare. Secondo me questo è un gioco che si presta tranquillamente al cazzeggio, a quando hai quella mezz'oretta libera in cui non vuoi pensare a nulla e vuoi solo stare lì, non vuoi dare peso alla storia, non vuoi dare, vuoi stare così nel chill più assoluto. Secondo me ci sta tantissimo avere dei giochi così da giocare. E piano piano la stiamo facendo tutta questa nave, pezzo per pezzo. Allora, qui abbiamo tutto che va nel processore? Sembra di sì. Ok, allora usiamo la morsa e spingiamolo verso il processore, vai. Veramente carino però, cioè mi sta piacendo un sacco. Io credo che questo, anche qualora non dovessimo farci una serie ma rimarrà un video singolo, continuerò comunque a giocarmelo, perché veramente mi sembra veramente meritevole del mio tempo, veramente meritevole del mio tempo. Allora, credo di no, non abbiamo fatto tutte le giunture, no, manca qui. Io vi faccio vedere un pochino tutto il processo, ovviamente vi faccio anche dei bei tagli per rendervelo un pochino più godevole, più veloce da vedere, se avete solo voglia di scoprirlo. Ma poi c'è anche una bella musichetta in sottofondo, cioè è veramente chillissima. Ah, c'era del vetro attaccato, vabbè, chi se ne frega, non me ne ero neanche accorto. Però tutti questi bei pezzettoni, veramente, ragazzi, io ve lo consiglio, giocatevelo. Allocated.
Processing valuable deposit. Credit transfer. All salvage goals have been met. Rewards maximized. E ragazzi, il nostro lavoro è stato completato. Io spero che questo videogioco vi sia piaciuto. Io vi rinnovo l'invito a scaricarlo e a provarlo con mano, perché magari dal video potrebbe anche non rendere il movimento del nostro personaggio, ma vi assicuro che è veramente fantastico quando riuscite a capire come maneggiarlo con cura, come maneggiarlo per bene. Ragazzi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se volete un altro video, se volete portarlo in live, fatemi sapere la vostra. Mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Io vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi.